Carlo Pacelli, Marino Urbano e Franco Vinciguerra. Allora, sono 18:24, iniziamo il Consiglio Comunale. Il primo punto all'ordine del giorno, comunicazione del sindaco. La parola al sindaco. Grazie Presidente, saluto il pubblico presente in sala, numeroso, il pubblico che ci segue attraverso la diretta di Facebook, il vice sindaco Bartone, l'assessore Viscusi, i consiglieri comunali, e do il benvenuto alla dottoressa Fabiana Mercaldo, indicataci dall'Agenzia dei Segretari Comunali a reggere l'ufficio di segreteria comunale. Quindi un ringraziamento particolare per il dispendio di energie, per la competenza che lei ha impegnato e sta impegnando per l'ente e quindi per la comunità. È per doverosa chiarezza, per puntuale trasparenza, dovuta anche a quesiti, sollecitazioni formali e informali pervenutemi nel corso, diciamo, di questi anni su materie giudiziarie, che è arrivato il momento, diciamo, opportuno comunicare al Consiglio Comunale, quindi alla comunità tutta, gli esiti negativi e per la mia persona e per il comune di Puglianello e quindi per funzionari, dipendenti, per professionisti che hanno avuto ruoli, diciamo, di natura tecnica per conto dell'ente. Quindi si sono conclusi dei procedimenti giudiziari. Il primo a mio carico, fui destinatario, ovviamente non a sorpresa perché me lo aspettavo, di un avviso di garanzia che coinvolgeva un nostro cittadino, il signor Antonio Martino, che vedo presente in sala. Ho avuto sempre particolare rispetto nei confronti della magistratura che ha svolto le indagini e quindi che mi ha naturalmente indagato. E non ho potuto ovviamente nel corso, diciamo, di questi anni informare coloro i quali avevano chiesto al sindaco e quindi all'ente particolari notizie su questo procedimento, poiché all'epoca ovviamente vigeva su questo tipo di procedimento il segreto istruttorio. Oggi finalmente do notizia alla comunità, non a sorpresa ricevetti un solo avviso di garanzia per aver svolto, prodotto atti a garanzia degli interessi di un cittadino. Quindi anche la magistratura, vi ringrazio i giudici che si sono occupati di questo caso perché hanno valutato, diciamo, opportunamente, e ringrazio anche la mia difesa, l'avvocato Stefano Montone, per l'attenzione che ha e l'impegno, diciamo, svolto, posto in essere in tutela mia, ma anche in tutela ovviamente dell'ente che rappresento. Un'indagine che è scattata attraverso un esposto anonimo, ma ben, diciamo, corposo, ha prodotto una serie di esposti, migliaia di pagine, non per questo procedimento, ma per altri esposti prodotti nel corso di questi anni, ovviamente non ha trovato non solo le ragioni dell'accusa, ma si
è visto poi, diciamo, deluso da quella che era un'aspettativa che molti auspicavano rispetto alla mia persona. Quindi anche la magistratura in questo caso ha attestato che io ho sempre operato nel pieno rispetto della legge e nel caso di specie esulto in particolare per il nostro concittadino, il signor Martino, di saggia età, perché le sue preoccupazioni dovute rispetto, diciamo, a degli atti dovuti che la magistratura ha dovuto svolgere, che noi abbiamo sempre rispettato, insomma, tutte le sue preoccupazioni oggi trovano, diciamo, un riscatto di dignità. Quindi è stata, diciamo, riconsegnata a me, ma anche al signor Martino, la serenità che meritavamo. Chi ovviamente vorrà prendere visione degli atti potrà ovviamente nei prossimi giorni contattarmi e gli forniremo ovviamente tutto il materiale che, diciamo, riguarda e a corredo della presentazione, la rappresentazione dei fatti che vi sto comunicando. C'è stata un'altra archiviazione di un altro procedimento nato stavolta mediante, scaturito attraverso un esposto, quattro esposti firmati, stavolta firmati da un cittadino che non è più consigliere comunale di opposizione, lo è stato per lungo tempo. Non è, diciamo, nostro stile agitare la comunità. Potrei ovviamente riempire, diciamo, la piazza di manifesti, carte, eccetera, per sventolare l'altare, ma non è questo il momento. Poi, in campagna elettorale, nel momento opportuno, noi, come il nostro solito, scusami, esibiremo un malloppone di carte dove ci saranno nomi e cognomi degli autori di tante cose. Quindi ben quattro esposti abbiamo ricevuto su questo caso. Trattasi di un'opera pubblica. La modalità ovviamente sempre la stessa, quasi che sembra la stessa mano che fa esposti, quindi la stessa mano che pone in essere una denuncia, ma invece no, diciamo, è un circuito da copia e incolla, perché evidentemente una mia supposizione, naturalmente comprovata da fatti e da atti. Quindi a corredo di questo esposto sempre determine scaricate dall'albo del comune, a fotografie, report, eccetera. In questo caso si denunciava il comune di Puglianello, tra parentesi il comune di Puglianello, quindi il rappresentante legale dell'ente e poi le figure competenti, rispetto ad un'opera pubblica. L'ultimo esposto è stato, l'ultima volta si è fatto ascoltare addirittura presso gli uffici della Procura della Repubblica, ovviamente parlo di materiale che mi è pervenuto, ovviamente questo procedimento naturalmente, anche questo è stato archiviato, e quindi arrivò un avviso di garanzia a seguito, diciamo, di questa molteplicità di denunce, quattro denunce per lo stesso tema, quindi una sistematicità anche spasmodica, patologica. Arriva un avviso di garanzia al responsabile unico del procedimento, il nostro funzionario, il geometra Luigi Russo, al direttore dei lavori, che è l'architetto Angela Di Cerbo, detta Angelica, la moglie del nostro ex presidente del Consiglio Comunale Sebastiano Pucella, e alla impresa che, diciamo,
stava realizzando l'opera. Gli Striscio, non ho capito, il direttore tecnico dell'impresa, l'ingegnere Antonio Marrone, insomma, comunque pare, sembra che fu ascoltato, insomma, era in qualche modo coinvolto, a lui non è arrivato, non arrivò l'avviso di garanzia per la verità. Quindi, brava gente, buon cittadini, geometra russo, poveraccio, insomma, viene dal Casertano a darci una mano a lavorare per gli interessi della comunità, si ritrova questa sorpresa. A me fortunatamente non è arrivato nulla, però avrebbe fatto più piacere se fosse arrivato a me che all'architetto di Cerbo e al Russo, tanto ormai ho le spalle larghe. Quindi. E anche lì tutte le illiceità, quindi questo sistema, queste attività illegali che venivano rappresentate nelle quattro denunce, la magistratura ha accertato che, diciamo, sono state, non ci sono state, e quindi si è operato nel pieno rispetto della legge, della normativa vigente in materia. Mi meraviglia, dico solo questo, e ritengo di non aggiungere altro, perché un sindaco, un primo cittadino, si aspetta, diciamo, una condizione anche del genere all'interno della propria attività amministrativa. Tra l'altro, quasi tutti i sindaci di questa comunità sono stati toccati da vicende analoghe, quindi me lo aspettavo. Non me lo sarei aspettato, per la verità, la vera sorpresa, da chi ha sempre accusato e ne ha fatto sempre una bandiera personale e politica. Le opposizioni, anche questa opposizione, accusava questa opposizione e altre opposizioni che la politica si fa non attraverso le denunce, le querele, la politica si fa attraverso un contraddittorio forte, aspro, violento probabilmente nel linguaggio della competizione, feroce, eccetera, ma si è manifestato sempre a paladino di questo modus non operandi ma vivendi. Tra l'altro, nel rispolverare qualche nell'archivio storico della politica locale qualche altro vecchio, questo consiglio comunale, l'unico presente all'epoca di fatti era Vinci Guerra, era il 1992, alcuni furono protagonisti di un ricorso al TAR e anche alla giustizia penale per le vicende che riguardavano anche la LIAS. E lui ha sempre detto, anche in quella vicenda, caso di specie, io non partecipai. Oggi si scopre che non ha partecipato sul piano formale, ma non sostanziale. Pianello, assolutamente sì. Lei all'epoca era per la prima volta eletto in maggioranza consiliare, era capogruppo della Democrazia Cristiana. E quindi mi sono meravigliato, non me lo sarei aspettato, perché io sono abituato che quando si parla, quando si manifesta un valore, quando si sbandiera un'etica, poi in maniera esemplare va, diciamo, interpretata. È giusto, è necessario denunciare atti di illegalità, ma prima di denunciare c'è l'accesso agli atti, quindi ti devi recare presso i locali comunali, presso gli uffici. Non siamo nemmeno a Napoli, quindi non c'è caos, siamo sereni anche nel ricevere i cittadini. Ti accerti, vedi, se hai un dubbio, nemmeno vuoi dire la certezza, se hai un dubbio denunci, ma tu non puoi, a mio avviso, in un clima di grande serenità che io e insieme alla maggioranza abbiamo tentato di ricostruire nel corso degli anni, non denunciando mai nessuno, nemmeno quando ho ricevuto gli ascolti di guerra. Mai, non mi sono mai permesso, mai. Solo una volta, quando fui chiamato ladro da un ragazzo, poi ritirai innanzi al giudice la denuncia e chiusi il procedimento.
ma Puglianello è una comunità serena, questa amministrazione ha lavorato e ha prodotto questo risultato, un risultato di grande serenità, Quindi Puglianello non ha bisogno di personaggi che ne fanno della denuncia uno strumento per, diciamo, raggiungere particolari obiettivi politici. I miei avversari, io non ho nemici, ho avversari politici a vari livelli, qui, fuori da qui, eccetera, li ho sempre combattuti e fino ad oggi sconfitti sonoramente tutti, usando solo gli strumenti politici. E il mio sapere, perché diceva il divo sapere è potere, non l'ho mai utilizzato, né in maniera diretta né in maniera indiretta, e ne l'ho fatto utilizzare da altri. Quindi io esprimo le mie felicitazioni per la chiusura anche di questo procedimento. È stata consegnata la giusta serenità sia ad Angelica Di Cerbo, all'architetto Di Cerbo, sia anche al geometra russo e sia alla ditta incaricata per la realizzazione dei lavori. Alla luce, poi, durante l'appuntamento elettorale vedremo chi saranno gli interlocutori e poi parleremo di tantissime vicende giudiziarie di cui questa comunità è stata, voglio dire, interessata, di cui insomma il sottoscritto è stato in qualche modo interessato. Per adesso non voglio aggiungere altro, viviamo un momento di grande serenità che grazie a questa maggioranza abbiamo tentato insomma di realizzare, e all'interno della competizione elettorale, quindi nel momento opportuno, affronteremo, se sarà necessario naturalmente, tutti gli argomenti, ovviamente sempre dimostrati da atti pubblici. Io ho concluso con questo primo punto, posso, se non c'è un presidente, interventi, passo all'altra comunicazione. C'è qualche intervento? Prego. Buonasera a tutti, e mi fa piacere che sinceramente e da cittadino e da consigliere comunale di lungo corso i procedimenti a livello giudiziario sono stati archiviati e che verranno archiviati anche se ce ne sono altri. Questa minoranza, mi fa piacere che si sta iniziando a fare chiarezza. Questa minoranza è vero che ha fatto della presa e visione degli atti, ma è il compito della minoranza fare questo. Ma mai e poi mai questa minoranza ha firmato o ha mandato esposti. Mi fa piacere che piano piano il tempo poi è galantuomo. E quindi iniziamo a capire probabilmente chi intende fare politica con la magistratura. Questa minoranza, per la verità, non l'ha mai fatta, non la farà mai. Il confronto dialettico è il confronto politico, il confronto amministrativo. Questo sta nella realtà delle cose, e chiaramente un consiglio comunale che si rispetta è normale che ci stanno vedute diverse, ma da questo ad andare poi a far interferire la magistratura è un discorso che lungi da noi sta proprio lontano anni luce. Anche se io personalmente questo procedimento che è stato archiviato mi ha fatto soffrire molto, ma molto, perché si stava parlando, ecco, del cittadino che è un mio cugino e che ho sempre rispettato, stimato e voluto bene. Questa è la verità. Quindi io voglio ribadire che questa minoranza eventualmente si confronterà sugli atti a livello dialettico. La magistratura non ci appartiene. Grazie. La parola al sindaco. Grazie Presidente. Non perché mi voglio sottrarre in questa sede
a un contraddittorio con il consigliere che mi ha preceduto nell'intervento, che mi ha preceduto nell'intervento. Il suo intervento ovviamente si può smontare in pochissimi secondi, suffragato ovviamente non da supposizioni ma da atti. Io garantisco un clima sereno alla comunità. Quando sarà candidato, se sarà candidato, ci confronteremo su quello che lei ha fatto di sua mano. Detto questo, tengo di dover rinviare a maggio, in campagna elettorale, che la campagna elettorale si terrà a maggio, mi appunto ovviamente questo intervento, ce lo segniamo e mi ascolterete a maggio. Grazie. Qualche altro intervento? Sindaco, mi dispiace, il problema è lasciare un dubbio, c'è chi probabilmente a maggio non sarà della partita perché decide di non essere della partita, è un peccato. Quindi se realmente ci stanno delle prove dove a firma mia, a mio pugno, che vanno al di là dei fatti amministrativi, io ti prego di tirarlo fuori, perché io ho la coscienza pulita, io non ho fatto mai un qualcosa che possa ledere l'amministrazione. È chiaro, dei chiarimenti vanno, è il compito nostro, il compito della minoranza fa chiedere delle cose. Però da questo a far capire che probabilmente c'è altro, non mi sta bene. Quindi se chi a maggio non ci sarà, rimane, per quanto riguarda i cittadini, rimane lettera morta, dice però. Allora se c'è qualcosa tiriamolo fuori, perché io probabilmente prima di maggio farò un discorso, ringrazierò la cittadinanza e starò a casa. Quindi stando a casa, però non mi va di lasciare questo dubbio né a me, né agli amici, né alla cittadinanza. Grazie. Allora passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, approvazione verbali seduta precedente. E mi riferisco. Prego. Scusate. Prego, la prossima. Comunico alla cittadinanza che negli ultimi mesi ben tre ulteriori aziende hanno stabilito di investire nella nostra comunità. La prima è una multinazionale francese che vanta in tutto il mondo 30.000 dipendenti, solo in Italia 50 sedi, si chiama la Circet Italia S.p.A., una società per azioni. L'unica sede che si trova in Campania è ubicata a Via Torrione a Puglianello. Questo fa parte anche un po' di quell'impegno, di quell'attività programmatica, di quell'impegno che avevamo sottoscritto con i cittadini di rilanciare l'area industriale, di recuperare tutti i capannoni in disuso. È una società che si occupa del settore delle telecomunicazioni, al momento in Campania sta eseguendo opere relative alla fibra ottica, lavora con TIM ed Enel. La seconda è la Oso SRL, ha rilevato un altro capannone in disuso in una traversa di via Torrione nei pressi della Mela. Una terza azienda è la Castaldo SPA, che precedentemente abbiamo già citato perché ha fatto due investimenti a Puglianello. Diciamo, ne ha fatto un terzo recuperando le serre della ex Scop Flora, le serre delle Gerbere, quindi 25.000 metri quadri. Un'area del genere è stata aggiudicata all'asta, operazione del genere, sarà riqualificata anche quell'area, e la Castaldo SPA o Castaldo Etec, sono due società, oltre a dare 38 posti di lavoro al territorio,
a questo si aggiunge un altro tipo di investimento che darà ulteriori posti di lavoro alla comunità. Ultimo punto in tema di comunicazioni. Siamo qui oggi in Consiglio Comunale a ringraziare l'ingegnere Letizio Napoletano che vedo in prima fila e voglio che lo ringraziamo con un applauso perché è andato in pensione il 1 ottobre scorso. Per un tempo significativo ha servito l'ente e quindi la comunità tutta, è stato il nostro responsabile del settore urbanistico, quindi dell'ufficio tecnico. Grazie a lui abbiamo non solo rilanciato il settore urbanistico, ma abbiamo creato condizioni, diciamo, di sviluppo importanti all'interno della nostra comunità. Tutti gli utenti, quindi cittadini, professionisti, tutti coloro che si sono interfacciati con l'ingegnere Napoletano, non solo hanno avuto soddisfazione, ma diciamo hanno avuto la possibilità, attraverso la celerità che l'ingegnere Napoletano ha messo al servizio del cittadino, perché un ufficio deve dare un servizio, quindi garantire i diritti, ma deve fare anche il proprio dovere. Napoletano, rispetto a questo, ha garantito anche una sorta di celerità dei procedimenti amministrativi, quindi e veniva anche in orario extra lavorativo, proprio perché si è integrato benissimo all'interno della nostra squadra, dell'organigramma degli uffici comunali, ha preso a cuore tutte le attività, tutti gli atti di indirizzo, diciamo, che questa parte ha inoltrato al suo ufficio. E ringrazio insieme a lui tutto l'ufficio tecnico. Vedo qui in seconda fila l'ingegnere Di Cosmo, che si sta occupando della legge 219, già noto ovviamente al comune di Puglianello, quindi lo ringrazio per tutto quello che ha fatto precedentemente, ma per quello che sta facendo adesso e che continuerà a fare all'interno della comunità. E comunico al Consiglio Comunale, quindi alla cittadinanza, di aver provveduto alla nomina del nuovo responsabile dell'ufficio urbanistico, nella persona del geometra Giacomo Battaglino, a cui con un applauso di buon lavoro e buon saluto. A lui la fiducia non solo mia personale, ma anche della giunta della maggioranza consiliare che mi ha diciamo, assistito rispetto a questa scelta. Sono sicuro che tutte le sfide che ci troviamo praticamente davanti in questa ultima fase, in questo scorcio di consigliatura, saranno tutte quante portate a termine, come nel nostro stile. Ovviamente noi abbiamo un unico grande nemico, che è il tempo, perché insomma la burocrazia è quella che è, però insomma il nostro unico nemico è il tempo, e sono sicuro che con impegno, dedizione, con grande trasparenza nel rispetto ovviamente delle regole, noi sono sicuro che accelereremo ulteriormente tutte le procedure in campo per fare in modo che i cittadini possono avere, diciamo, possono vedere un programma, diciamo, amministrativo che ci hanno approvato 4 anni e mezzo fa, diciamo, nel miglior modo possibile, quanto più nella maniera più compiuta possibile. E prego l'ingegnere Napoletano di avvicinarsi al tavolo, perché è nostra premura consegnargli una pergamena ricordo a nome del Consiglio Comunale e dell'intera comunità. Grazie. A nome della comunità di Puglianello si ringrazia l'ingegnere Letizio Napoletano per aver servito il comune di Puglianello con costante impegno ed eccellente competenza. Con infinita gratitudine, Puglianello, 1° dicembre 2023. Grazie, grazie. Io mi sono scritto delle cose perché non sono un oratore come il sindaco di Puglianello, non più onorevole, anche per essere sintetico e stare nel Consiglio Comunale. Caro sindaco, cari amministratori, con immenso onore oggi partecipo a questa forma di ringraziamento pubblico
che mi avete riservato per il lavoro che ho svolto presso questa amministrazione. È un giorno molto importante e voglio viverlo con gioia, perché nei miei oltre 40 anni di vita lavorativa è il primo conferimento pubblico ricevuto per il lavoro serio. Prima di questa mia esperienza presso il Comune di Pianello, conoscevo Francesco, scusa se ti chiamo per nome, perché il padre, Graziano, è cresciuto a Cerveto, così come anche i nonni paterni. Ma è stato in questa occasione che ho approfondito la sua conoscenza, sia sotto il profilo personale che professionale. E con riferimento a quest'ultimo posso dire che alla luce della mia esperienza di lavoro presso diversi comuni, che è uno degli amministratori della Valle Telesina di Termina, tra i più dinamici e fattivi, e questa è stata la sua forza che lo ha portato a rappresentare questo territorio in Parlamento. È esistito dal primo incontro, avvenuto nel giugno 21 con il sindaco Rubano, un feeling fatto di una stima reciproca. Io che lo consideravo un ottimo amministratore e lui che aveva una buona considerazione del mio lavoro, che nel periodo di permanenza al Comune di Pianello non ha mai resinato di dichiararlo pubblicamente. Molte volte, esagerando, mi chiamava il Maradona del servizio terrestre. Nel periodo in cui sono stato incaricato, 2 anni e 4 mesi, nel settore urbanistico e edilizia privato ho avuto molto da fare, anche in considerazione della mia presenza in ufficio di 6 ore settimanali solo il mercoledì. Nel periodo sono stati rilasciati 84 permessi di costruire, 66 CIVA, 33 SCIA, 18 segnalazioni di agibilità. Inoltre si è provveduto anche a rilasciare con la commissione sismica 18 provvedimenti di autorizzazione sismica e 13 attestazioni di deposito per lavori minori. La passione e l'amore che mi hanno accompagnato in tutti questi anni nel mio lavoro non andranno in pensione, quindi resterò a disposizione per ogni confronto e consiglio utile per il bene della comunità italiana. Vi saluto e vi ringrazio della presenza. Ovviamente l'ingegnere napoletano è una risorsa preziosa, quindi continuerà a collaborare con l'amministrazione comunale per garantendo insomma la sua professionalità per il programma che intendiamo portare avanti. Non ho altro da aggiungere. Grazie Presidente. Allora, il secondo punto all'ordine del giorno è l'approvazione verbali seduta precedente. Mi riferisco alla proposta di consiglio numero 33 del 28/11/2023. Chiedo di votare. Allora, terzo punto dell'ordine del giorno è nomina del revisore unico dei conti per il triennio 2024-2026. La parola al sindaco. Grazie Presidente, prendiamo atto che la Prefettura di Benevento ci ha indicato la nomina del revisore dei conti che assisterà il Comune di Puglianello e il dottor Giuseppe Gaggioli. Ovviamente la modalità è una modalità d'estrazione, quindi c'è un sorteggio e chiedo al Consiglio Comunale di fare questa presa d'atto, quindi di votare questo punto posto all'ordine del giorno. Grazie. Vediamo. Giannotti, la Borgna. Chiedo di votare anche per l'immediata eseguibilità. Tutti per voi. Quarto punto, approvazione del regolamento per il funzionamento della commissione locale per il paesaggio. La parola al sindaco.
Grazie Presidente. Il Comune di Puglianello si dota di un apposito regolamento per il funzionamento della Commissione Paesaggio. Ovviamente prendiamo atto di una proposta a firma dell'ufficio competente di un regolamento che si uniforma, diciamo, alle linee guida, diciamo, alla condizione del nostro ente e quindi, diciamo, di tutto quanto orbita intorno a questo argomento. Pertanto, se non ci sono suggerimenti, proposte, chiedo al Presidente del Consiglio di sottoporre al Consiglio Comunale la votazione, quindi mi auguro che il Consiglio possa, diciamo, votare favorevolmente questo quarto punto posto all'ordine del giorno. Grazie. Se non ci sono interventi, procediamo alla votazione. E vi chiedo anche l'immediata eseguibilità. Praticamente l'ente, per quanto riguarda il settore tecnico, a mo' di cortesia lo spiego, si diciamo dota anche di commissioni di natura tecnico-tecnica. In questo caso trattasi di commissioni tecniche. C'è una commissione paesaggio che svolge la funzione di dare pareri su particolari pratiche edilizie laddove sussistono o insistono dei vincoli. La commissione sarà composta da tecnici, abbiamo previsto due architetti, due ingegneri e un esperto in materia, diciamo, ambientale, agronomo, geologo, eccetera. Quindi successivamente l'ufficio farà praticamente un avviso pubblico, dopodiché i tecnici della comunità o i tecnici, ovviamente tutti gli aventi diritto dalla Valle d'Aosta fino alla Sardegna, potranno candidarsi e poi ovviamente gli organismi preposti, diciamo, voteranno e quindi, diciamo, determineranno la struttura, quindi la composizione di questa commissione. Null'altro, grazie. No, assolutamente no. Sono le 19, dichiaro concluso il consiglio. Buonasera. Ovviamente nel corso, diciamo, di questi anni informare coloro i quali avevano chiesto al sindaco e quindi all'ente informare coloro i quali avevano chiesto al sindaco e quindi all'ente informare coloro i quali avevano chiesto al sindaco e quindi all'ente informare